Ecco come funziona il sistema di elezione del Gran Consiglio Grigionese in votazione il 13 giugno. Con il passaggio dal sistema maggioritario al biproporzionale, la scelta si sposta dai candidati ai partiti. Si vota quindi selezionando una lista di partito nel rispettivo circolo elettorale. In caso di dubbio, si può sempre ricorrere alla scheda bianca. Analogamente al sistema di voto del Consiglio nazionale, è possibile stralciare un nome, cumulare quello di una persona presente sulla lista o inserire un nome presente su un'altra. Non sono invece previste le congiunzioni di lista. Dopo lo spoglio delle schede, si contano in una prima fase i voti a livello cantonale, definendo la forza dei partiti. Le formazioni che non raggiungono il 3% dei consensi a livello cantonale sono escluse per evitare un'eccessiva frammentazione del panorama politico. In base al risultato dei partiti rimanenti, si attribuiscono i 120 seggi del Gran Consiglio. Segue l'assegnazione dei mandati diretti. La clausola maggioritaria garantisce che i candidati che hanno raggiunto il risultato migliore in tutti e 39 i circoli elettorali vengano eletti direttamente. In una terza fase vengono attribuiti proporzionalmente gli altri seggi. In questo caso è possibile che un eletto abbia ottenuto meno voti rispetto a un altro candidato dello stesso circolo elettorale. È prevista una nuova regola per i supplenti. Il subentrante della lista dell'eletto funge automaticamente da supplente. Nei circoli uninominali il ruolo è ricoperto dal primo firmatario della lista. Se il popolo accetterà il cambiamento di sistema, la prima elezione del Gran Consiglio retico con il nuovo sistema avverrà nel maggio del 2022.